Cristiano Crameri, responsabile del rinnovo della centrale di Robbia, responsabile del progetto. Che cosa sta succedendo qui dentro, dentro la sala dove c'erano le turbine e dove vediamo dietro alcune nuove macchine? Sì, in questo momento allora ci troviamo nel cuore del progetto, dove sono state sostituite le tre macchine esistenti dello scorso anno. Nel 13 giugno dello scorso anno abbiamo messo fuori servizio le vecchie macchine e da lì abbiamo cominciato a sostituire, cioè con lo smantellamento delle vecchie macchine e all'inserimento delle nuove macchine. Il cambiamento principale, prima erano delle macchine con asse orizzontale e adesso sono delle macchine, delle Pelton turbine con una asse verticale. Sono più compatte e questo concede anche una maggior produzione. C'è un cambiamento importante in termini di produzione della centrale? Sì, a fine progetto noi riusciremo a produrre circa un 10% in più rispetto a quello che produceva prima la centrale. Questo non è dovuto solo al rinnovamento delle macchine, ma è dovuto anche alla sostituzione delle condotte forzate e all'ingrandimento del bacino di riserva. Prima avevamo circa 8.000 metri cubi di riserva, dopo ne avremo 15.000 e, punto non meno importante, il rinnovo delle concessioni che ci concede di captare più acqua. Oltre a questo dobbiamo anche dotare qualcosina in più, ma sul computo dell'anno alla fine abbiamo più acqua a disposizione da poter turbinare e rispettivamente produrre energia. Captare più acqua sul Poschiavino o in Val di Campo? Sia in Val di Campo che sul Poschiavino. Sono adattamenti leggeri, veramente l'impatto più grande c'è quando abbiamo i fiumi abbastanza in piena, che noi possiamo captare più acqua rispetto alle concessioni vecchie. Mentre che nello stato naturale, quando le precipitazioni sono normali, non c'è una grande differenza. Ecco, siamo di fronte a un pezzo della condotta, diciamo la parte terminale della condotta forzata che è stata installata. A che punto siamo anche con questo lavoro? Sì, la condotta forzata è lunga 1,5 km ed è suddiviso in tre parti principalmente. Quella sotto, dove è montata una condotta in acciaio, e le due parti più in alto, da punta alta a scendere, che è una condotta in ghisa. Lavoriamo su più fronti, qui vediamo abbiamo montato circa 60 metri della prima parte della condotta in acciaio, qui sopra al punto fisso 10 sono stati montati anche circa 50 metri e in alto, partendo proprio dal bacino, lì abbiamo già montato all'incirca 100 metri di condotta. Quindi diciamo in totale abbiamo circa un 200-250 metri di condotta montata su 1,5 km. Infatti questo è il lavoro più grosso che dovremo fare durante questa stagione.